Un saluto da Mattia! Questa settimana sono stato in vacanza in Trentino. Bei posti, passeggiate, natura. Unico problema, dista 3 ore e mezzo da dove sono io, la ridente Milano. Essendo io una persona molto furba, mi son detto partiamo presto così evito il traffico. Ma evidentemente il mondo è pieno di persone come me, molto furbe. E così mi sono trovato imbottigliato. Ed è lì, mentre rigiravo ossessivamente la rotellina della mia radio stile Marconi 1897, nel tentativo di trovare una qualsiasi stazione che non emettesse un suono simile a quello di un aspirapolvere eccitato, che ho avuto la rivelazione. Grotte, 3000 metri, tempeste, vulcani, dove c'è l'amianto, Radio Maria prende fottutamente sempre. Non avendo quindi niente di meglio da fare, mi sono ascoltato qualche minuto di una trasmissione in cui un prete con la stessa verve di una tartaruga in accoppiamento si lanciava in un'invettiva contro la legge Zan, principalmente sparando cazzate. All'inizio la mia reazione è stata questa. Dopo qualche minuto mi sono reso conto che in fondo aveva ragione. Nah, scherzo. Ho spento la radio e mi sono messo a contare i paletti dell'autostrada. Martedì 22 giugno, il Corriere della Sera ha pubblicato la notizia che il Vaticano aveva inviato al governo italiano una nota formale per chiedere una modifica al disegno di legge Zan, riportandone alcuni stralci. Per chi nell'ultimo anno fosse vissuto in Zimbabwe, la legge Zan è una proposta di legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, ma anche genere e disabilità, in modo da estendere quanto già esiste contro il razzismo o i motivi religiosi più o meno al concetto di discriminazione in generale. Ma ormai viene discusso esclusivamente come fosse la legge dei gay. Le critiche del Vaticano al DDL si sono concentrate su una presunta violazione delle libertà garantite al Vaticano tramite il famoso Concordato, il documento che regola i rapporti Stato-Chiesa stipulato nel 1929 sotto il regime fascista e aggiornati per l'ultima volta nel 1984. Roba moderna, insomma. Semplificando proprio al massimo, la Chiesa teme che le posizioni esplicitamente omofobe di alcuni suoi membri, se espresse in pubblico, possano essere perseguite per legge in seguito all'approvazione del DDL Zan. Subito Salvini ci si è buttato a pesce. Vogliamo un testo che punisca ogni discriminazione e abuso, togliendo gli argomenti divisivi, i bimbi, la scuola, l'educazione, i reati d'opinione... Non è che resti molto, cioè, a parte chi vuole discriminare i bambini, cioè, a parte me. Guarda sto coglione che non sa neanche mettere un cubo in un buco quadrato. Ora, il problema è che il DDL Zan non interviene sui reati d'opinione o sulla propaganda gender, che poi chissà cos'è, ma sull'istigazione e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza. L'articolo 4 del DDL specifica infatti che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Quindi tranquilli, la libertà di espressione non ha pericolo, il Vaticano può continuare tranquillamente nella sua campagna di discriminazione contro le persone omosessuali, i contraccettivi e tutte quelle altre faccenduole che ci ricordano che siamo nel 2021. A meno che non voglia finalmente dare il via al piano di sterminio dei gay che tiene segretamente nel cassetto da anni. Cari fratelli, date il via all'ordine 66, lo sterminio dei finocchi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto come al solito in maniera pacata e assolutamente non perentoria. L'Italia è uno stato laico, non confessionale, e quindi il Parlamento è libero di discutere. Punto. Sul
Sulla questione contro la discriminazione LGBT è inoltre intervenuto controfirmando un documento assieme ad altri 16 capi europei in risposta alla legge Orban contro la propaganda gender. Ma di questo magari ne parliamo in un prossimo video. In conclusione, perché il Vaticano si è mosso così duramente? La Chiesa odia i gay? No. Assolutamente no. Lo reputo decisamente improbabile. Le ipotesi sono che il Vaticano abbia avuto bisogno di riguadagnare, sul tema, un proprio spazio rispetto al protagonismo di alcuni parlamentari e partiti di estrema destra, ma anche di alcuni vescovi tentati dall'uso politico dei sacramenti. Senza dimenticare l'insoddisfazione di parte del clero nei confronti della stampa di area cattolica e della CEI, accusati di eccessiva timidezza. Ad ogni modo, probabilmente la cosa si sgonfierà lentamente, visto che dopo l'intervento di Mario Draghi, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto dicendosi d'accordo sulla laicità dello Stato italiano, sottolineando che la nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi. Per questo si è scelto lo strumento della nota verbale, che è il mezzo proprio del dialogo nelle relazioni internazionali. Insomma, niente di serio. E niente, penso di aver detto più o meno tutto. Se volete qualche approfondimento, vi lascio come al solito i link in descrizione. Se volete fare qualche domanda o dire la vostra, scrivete nei commenti oppure scrivetemi in privato su Instagram. Trovate tutti i link naturalmente in descrizione. Se il video vi è piaciuto, se volete fare campagna gender, condividetelo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, è molto importante perché mi aiuta a crescere e guadagnare la grana. E niente. Al prossimo video!